Questa settimana Ceramicanda incontra Federica Minozzi, amministratore delegato del gruppo Iris. Tante le news dal distretto e dal mondo. Fanny Battista. Leonardo, in tutta la sua vita, compreso nella Gioconda, trasferiva le proprie emozioni, i propri pensieri, la propria visione filosofica, religiosa, eccetera, nei propri dipinti, anche la propria credenza religiosa. Il San Giovanni Battista, l'ultima sua opera che realizza quando era a Roma, è esempio sgocciolante della posizione di Leonardo nei riguardi della Chiesa Cattolica, altamente critica. Immaginate. Oppure andatelo a vedere questo San Giovanni Battista, sensuale, tentatore, quasi profano, come se fosse un personaggio dove tutti i vizi si incarnano in lui. Eppure il San Giovanni Battista che nell'iconografia religiosa, cioè nei dipinti che nella tradizione religiosa vengono realizzati, è metafisico, spirituale, ascetico, quasi mistico. E perché Leonardo incarna in San Giovanni Battista questa dimensione materiale, terrena, del vizio, della tentazione, del primato dei beni materiali? Perché in questo modo Leonardo punta il dito verso la Chiesa del suo tempo, di papi che erano esclusivamente più portati al potere temporale, cardinali che vivevano nel lusso, con amanti e così via. È la sua critica, è dipinto, è verità, verità che incarna in quell'immagine quello che Leonardo credeva profondamente nei riguardi di una diversa dimensione religiosa che la Chiesa di quel periodo, con papi come Innocenzo VIII, Alessandro VI, Giulio II, incarnava. Ecco perché bisogna sapere vedere, oltre alla bellezza del dipinto, il messaggio che Leonardo offre, ed è l'unico modo in cui può farlo, perché diversamente il Tribunale d'Inquisizione si sarebbe occupato di lui. Anche questo è un esempio di quella bella frase che occorre ripetere spesso: la pittura è un ravvestito di bello che veste il vero. Bene amici, si conclude qui anche la puntata di Ceramicanda di oggi. Se lo vorrete, saremo di nuovo insieme la prossima settimana, stessi orari, stesse reti. C'è il distretto questa settimana. Questo fine settimana esce il distretto, ci occuperemo ancora una volta di furti perché la cosa sta diventando veramente difficile nel distretto e cercheremo di capire cosa si sta facendo, ma soprattutto cosa non si sta facendo. Se volete vedere questa puntata, www.ceramicanda.com, e non dimenticate Archinews 24 sul canale 813 di Sky. E a proposito di furti, una perla, abbiamo fatto la nostra proposta appunto sul giornale, rivolta ai sindaci del territorio. Grazie e arrivederci.